Grazie a tutti. È sempre difficile non parlare prima parlando con il Presidente dell'ISPO. È sempre... No, tanti scherzi. Io volevo un attimo porre la cosa sotto il nostro punto di vista, così almeno possiamo confrontarci anche meglio. Noi stiamo adesso facendo un percorso di preparazione con il Dipartimento di Protezione Civile proprio per dare sostegno tecnico alla, sia al Dipartimento comunque a tutti gli enti che concorrono nelle operazioni di protezione civile, quindi anche i vigili del fuoco, tant'è che proprio i vigili del fuoco, quindi poi non era prevista la figura del geologo all'interno, mentre se non sbaglio proprio recentemente c'è stata una modifica della legge che ci permette anche di avere questa professionalità all'interno. Questo perché è proprio una regione dove il dissesto idrogeologico è all'ordine del giorno, diventa importante anche poter collaborare anche in tutte quelle operazioni che al di là dell'immediato salvataggio, oggi sono tutte quelle operazioni di sistemazione di strada, eccetera, eccetera, delle quali possiamo dare sicuramente il nostro contributo, che tra l'altro, tra parentesi, diamo in forma del voto volontario. E questo però cosa succede? Succede che il Dipartimento di Protezione Civile, giustamente lo si dice, sì, però dobbiamo essere delle persone anche preparate a operare nelle condizioni di emergenza, sapere come comportarsi, cose, quindi stiamo seguendo dei corsi in maniera da poter essere assolutamente pronti, sarà un corpo nazionale che parteciperà all'operazione. Volevo invece porre anche un attimo l'accento anche sull'aspetto dell'emergenza, anche sull'aspetto della prevenzione. Ci sono alcune cose che ho sentito che sì, poi sono un po' parzialmente d'accordo, cioè adesso anche tutta questa catastrofismo, senso sia con i cambiamenti climatici, sì. Però la geologia che ragiona in milioni di anni e non in termini di una vita, perché quello che sentiamo tutti i sacrosanti giorni è ma è una mia vita, una cosa così non l'ho mai vista. Ecco, la nostra vita in un ambito geologico, in tempi geologici, è meno di niente, proprio è un battito di ciglia. Quindi ci sono tanti aspetti che vanno considerati, sia le considerazioni soprattutto dei scenari futuri di pericolosità, perché quello che noi facciamo tanti dei calcoli, sì, il disagio, il calcolo idraulico, ma sulle basi, facciamo sulle basi di pericolosità presunte, eccetera. Queste pericolosità potrebbero essere anche superate, non lo possiamo immaginare, però nell'ambito appunto di una rivisitazione anche scientifica della cosa, potrebbero essere scenari completamente diversi. Quindi noi invochiamo sempre la catastrofe, cerchiamo di dare le risposte in termini di risposta del territorio a un certo tipo di curiosità. Quindi piove 500 mm in 6 ore, cosa succede, dove, come, quando, in maniera che poi anche le operazioni eventuali di emergenza civile possono essere già orientate a interventi ben precisi, perché si sa già che la casa della signora Pina, piuttosto che quella della signora Maria, ha bisogno di un intervento, che la strada dovrà essere chiusa con la mezza terra aperta, poi avere tutta una serie di orientamenti che possono essere assolutamente utili. In questo senso, tra l'altro, sarebbero utili quelli cosiddetti presidi idrogeologici che attualmente in Liguria fanno. Ci sono ufficialmente, ma diciamo, secondo il nostro punto di vista, sono assolutamente inutili, perché mandare, con tutto il rispetto, il vigile urbano a guardare il fiume o sotto la frana non serve a niente, cioè, non ha assolutamente nessuna valenza. Come la polizia che mi accompagna su in autostrada, è successo nel 2011, che per andare a Brugnato mi accompagnava, perché passa la polizia a frana e giù, cioè, adesso, per piacere. Oppure i vigili che si mettono lì col semaforo che li fa passare avanti e indietro, mica il vigile sa se sta cadendo la frana, no, cioè parliamo seriamente, perché qua ci vogliono le persone. Quindi ci sono tutta una serie di processi che devono andare avanti. Sono leggermente più ottimista di quanto ho sentito oggi, quanto ci sono effettivamente dei cambiamenti anche da parte della politica. Sicuramente si è resa conto che diciamo, gli scenari sono cambiati. Chiaramente c'è una cosa da considerare, c'è un'inerzia di almeno 50 anni dal dopoguerra ad oggi, di cui ci si è sempre comportati in una maniera, c'è sempre stata
difficile riuscire a rendere efficaci anche i cambiamenti che si fanno in politica adesso, cioè non è che se si cambia idea da domani non ci sono più Ferrari, non ci sono più alluvioni, sono processi estremamente lunghi. Solo per dare un'idea, dal nostro punto di vista, e anche il fatto che il Comune di Genova abbia pensato di investiamo anche sui tecnici, avremo più tecnici nel nostro interno, è un segnale forte in un tempo in cui tutti licenziano invece che assumere. Italia Sicura, secondo noi, comunque è una grossa opportunità perché è la prima volta c'è cioè, la struttura di missione, della unità di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che riconosce e sancisce in qualche maniera che il sistema è un problema che deve essere affrontato. È un inizio, ci possono essere tante critiche, tutto quello che volete, però è sicuramente un segnale politico molto forte. Noi ci partecipiamo, più tardi che partecipa all'unità di missione che potrà dire qualcosa di più, però piccoli e deboli, però segnali ci sono. Vi ringrazio a tutti. E...